Namaste, namaste a tutti e benvenuti a questa piccola sequenza di yoga dedicata alla Madre Terra, una sequenza che ci sintonizzerà alla frequenza di Gaia e che ci darà questa protezione primaria generando la nostra energia creativa. Andiamo subito con la fronte a terra cercando di rilasciare ad essa quello che non serve, quello che ci fa star male. La terra assorbirà tutto per noi. Poi facciamo un cobra, ci giriamo da una parte, dall'altra, per attivare anche la nostra energia kundalini nella shushumna, in questo canale che abbiamo nella schiena. E sempre per questo motivo, cat and cow, inspiro, apro, espiro, chiudo le spalle, le scapole si aprono e poi torno con l'ombelico verso il mat e cerco proprio di attivare la mia energia sentendo i palmi che appoggiano la terra, le ginocchia, il dorso dei piedi e sento proprio questa natura, questa terra, questa energia femminile della madre dentro di me. Cane a testa in giù, mani a terra, piedi a terra, cerchiamo di andare ad aprire anche le anche con questa danza che la mia insegnante Carolina chiama il tango, e quindi cerchiamo di incrociare i piedi l'uno con l'altro, sollevando la gamba in modo molto armonico e naturale. Dopodiché fermiamo la posizione. E sempre toccando terra con le mani andiamo verso i piedi, cerchiamo di muovere un po' la lombare e cerchiamo di camminare. In Kundalini si fa molto questa camminata a gambe tese, praticamente, e con le mani che toccano terra, quello che riuscite. Andiamo proprio a radicarci, anche se siamo in piedi, cerchiamo la connessione. Mani e piedi a terra e poi oscilliamo come se fossimo acqua che scorre sulla terra nel nostro mat e ricordiamo l'intenzione che è sempre quella di cercare di eliminare le nostre paure e di soddisfare i nostri desideri con l'energia creativa della terra che ci sostiene. Continuiamo a fare queste camminate a gambe tese, fermiamo la posizione, saluto Ata, inspiro, salgo, cerco di fare un'onda con la schiena che mi porta a inarcarmi dietro, a scendere e a portare il piede destro indietro, guerriero, guardo in avanti. Cane a testa in giù che mi porta agli 8 appoggi, rimango, sento anche la connessione del petto e del mento con la terra, questi 8 appoggi, inspiro cobra, espiro cane, torno avanti con il piede sinistro e poi torno su, inarco e faccio tutto dall'altra parte. Inspiro, apro, scendo, gamba sinistra indietro, guerriero, guardi in avanti, cane a testa in giù e cane in 8 appoggi, andando proprio a sentire la pressione sul petto. Elon, che mi sta dando i bacini, e sul mento. Inspiro cobra, espiro quadrupedia. Per un attimo rimango in ascolto, sento che cosa succede, cosa sento. E da qui ci sediamo, proviamo a rollare sulla schiena, a sentire il contatto della terra su tutta la schiena. Non l'abbiamo ancora sentito,
e fermiamo la posizione Sarvangasana. Cerchiamo, se riusciamo, di fare qualche sua variante. E qui siamo in appoggio con le spalle, con la nuca, la testa, braccia in avanti, mani incrociate e, se riusciamo, braccia tese lungo il corpo. Rimaniamo e sentiamo l'appoggio delle spalle. Se riuscite, loto oppure ciabattino, e facciamo delle piccole flessioni, estensioni. Inspiro quando salgo e espiro quando scendo. Fermo la posizione, mi abbraccio. E srotolo le mani, provo a appoggiare anche i piedi a terra, rimanendo in questa posizione, e poi apriamo, andiamo ad agganciare i piedi con le mani, e anche qui proviamo a fare dei roll up. Molto più difficile anche per me salire bene, e torniamo giù. Anche qui lavoriamo con la schiena, con altri equilibri. Fermiamo la posizione, rimaniamo in questa chiusura. Dopodiché srotolo la schiena, portando le ginocchia alla fronte, e a questo punto torsioni del gatto, prima da un lato poi dall'altro, ma prima sentiamo bene anche le anche. Cerchiamo di portare in appoggio anche questa parte delle cosce, anche se è difficile anche per me questa posizione diversa dei piedi, questa apertura, rilascio dei dolori, soprattutto noi femmine che lasciamo la madre terra. Come dicevo, torsioni del gatto, prima da un lato e poi dall'altro. Portiamo con la mano opposta al ginocchio a terra, prima dal lato che vi viene e poi dall'altro. Molto utili per la schiena, per la kundalini. Un bellissimo stretching. Andiamo a smuovere l'energia tra le mani e i piedi, veloce veloce sfreghiamo, roll up, ne faremo tre, per poi portarci in una posizione meditativa semplice, ginocchia incrociate, loto, mezzo loto. E ora portiamo le mani a pugno all'altezza del petto, con gli indici rivolti verso l'alto come se fossero delle antenne. Iniziamo questa meditazione, che trovate tranquillamente anche su YouTube e in altre piattaforme, che è Adi Shakti. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, namo namo. Saraba Shakti, Saraba Shakti, Saraba Shakti, namo namo. Pritum Bhagati, Pritum Bhagati, Pritum Bhagati, namo namo. Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, namo namo. E così si ripete: mi inchino all'energia universale dell'origine di ogni cosa, mi inchino all'energia universale che è in ogni cosa, mi inchino alla forza creativa amata da Dio attraverso cui Egli creò, mi inchino all'energia creativa della Kundalini, il potere della Madre Divina. Namaste.